Quindi abbiamo questo film Priscilla, la regina del deserto, visto da Samantifera più volte, sì. È uno dei film che lei ama di più, giusto? Sì, sì, è uno dei film di Oliver Stone che amo di più. Sì, ed è un film che si basa sulle teorie di von Trier. Fondamentalmente. Esatto, anche di Van Damme. Esatto. Sì, per il finale è un po' violento. Sì. Ah. Quindi il regista di questo film chi è? È Oliver Stone. Ah, ok. Credo fosse Michael Moore. No, è Oliver Stone. Ok, quindi abbiamo questa Priscilla che è un elemento deistico, mistico, epico. Sì, è un viago comunque. E lui vive questo percorso spirituale durante tutto il film, che culmina appunto nella sua illuminazione nel deserto. Ho capito. C'è questo rimando al Sinai molto bello. Ah, ho capito, quindi è ambientato di notte il film. Ci sono scene essenzialmente di notte, poi alcune scene sono ambientate così sotto l'alba. Sotto l'albero? Sotto l'alba. Sotto l'alba. Sotto l'alba. Ah, ho capito. Cioè, l'alba, sì. Nel Sinai. No, cioè, il Sinai è questa... il rimando religioso. Ah, è un luogo praticamente. Sì. Cioè, dopo che vedi per un paio di volte il film, capisci che in realtà il riferimento è a quello. Certo, perché von Trier è molto legato al Sinai, sì. Alla notte e a Priscilla. Soprattutto. Perché anche Oliver Stone comunque. Esatto, infatti. Che è amico. Cioè, anche Oliver Stone. Ma credo che siano cugini. Sì. Se non sbaglio. Può darsi. Il film ha vinto molti premi. Sì, molti, anch'io l'ho votato. X Factor prima di tutto. Sì. Sì. Poi che cosa? Il premio Viado, che sì. È recente comunque come. Esatto, infatti non ne avevo mai sentito parlare. No, sì, io proprio ho partecipato come pubblico, per cui ero interessato. Ah, non eri in giuria? No, in quello lì no. Ah, no, perché mi dicono che tu hai molto ascendente su questa tipologia di esseri umani. Sì, anche. Okay. Sì. Beh, che loro secondo me sono molto simpatici comunque. Sì, quindi tu non hai così delle rimostranze sul fatto che loro abbiano una vita, diciamo così, un po' particolare. No, mi piacciono molto le persone particolari. Ah, perché vogliamo ricordare al pubblico che cos'è un viado? Un viado, sì, aspetta, non nel film, in generale. No, in generale, certo. Un viado è una persona che sta cercando se stessa. Ah, e l'ha persa nel deserto. L'ha persa nel deserto. Di notte. Poi quindi è molto complicata la vita di un viado. Sì, però comunque il film è una commedia, infatti lui alla fine trova se stesso. E se stesso è esattamente una cruna del lago. Volendo. Di quale lago? Ho parlato del lago. Eh sì, certo, sta cercando se stesso nel deserto di notte. Vuoi che il famoso lago nel deserto. Mi sembra un po' troppo semplificata così la vita, no? Bisogna complicarglielo un po'. Esatto. Quindi sì. Bisogna cercare la cruna del lago. Sì. Di quale lago? Il lago del Sinai. Ah, il famoso lago del Sinai. Sì. Esatto. Sì. Quello senza pesci, però. Certo, dove c'è Sharm el Sheikh? È la versione vegetariana del lago. Sharm el Sheikh, dove tu hai fatto l'animatrice per molti anni. Moltissimi anni. Sotto il nome Priscilla, col nome d'arte Priscilla, sì, giusto? Sì, in alternativa al call center, ma sì. Esatto, infatti, perché giustamente avevi capito che dovevi fare un downsize della tua collocazione intellettuale. Mm-hmm. Per cui hai cambiato il nome in Priscilla, sì. Sei diventata la regina del deserto e soprattutto sei diventata viado. Sì, colgo l'occasione per dirlo. Esatto. Sì. E tu hai trovato te stessa? Beh, non ancora.
cioè, sarebbe come dire se sono felice, no, per fortuna no. E, questo è, e questa è la chiave del tuo successo. Sì. Il fatto che sei viado e non hai ancora trovato te stessa. Mm-hmm. Quindi chissà come andrà a finire in realtà. Infatti è quello che ce lo stiamo chiedendo tutti, perché è un sequel questo film, giusto? Cioè questa è soltanto la prima parte di una lunghissima storia. Sì, esatto. Ecco, quindi allora parliamo della trama del film. Allora, c'è cioè questo, fondamentalmente uno dei protagonisti è un camper. Un camper? Un camper con cui questi tre viados viaggiano nel deserto. Ma sarebbero i famosi tre viados magi? Sì. Sono loro? Esatto, sì. Ah, sì, che sì, si sì. chiamavano? Renzi, Matteo e... Il terzo mi sfugge. Asdrubale, Giuda, forse. Giuda. O Annibale. Non lo so, so che comunque c'è il momento finale, proprio il giorno di Natale del film. Bellissima, sì, molto questa bello. Cosa. Sì, sì. Quindi si ritrovano sotto l'albero, sotto come l'albero. Dicevamo all'inizio. Sì. Sotto c'è un il famoso albero del Sinai. Esatto. C'è un biado, il protagonista, che alla fine è incinta, non si capisce come sia potuto venire, e quindi molto probabilmente anche lì il rimando è alla Madonna. Sì, però sarebbe meglio non usare queste frasi così in questa rubrica cinematografica, perché tu lo sai che viene vista da piccini, signori incinte, nonne, soprattutto mamme. La vittiamo ai minori. No, anche perché von Trier si inquieta se vede questo spezzone, quindi ti invito a usare un altro termine. Maria. Esatto, brava. Scomparsa la Maria. Sì. Sì. E quindi è un film fortemente simbolico. Sì. Come tutti i film di Van Damme. Sì, esatto. E a livello di colori, visto che tu sei famosa per la sinestesia che metti in tutte le cose che fai, compresi i tuoi tweet, che sono tweet colorati, lo sanno tutti. Anche profumati, però adesso profumati, ci stiamo lavorando esatto. comunque. Per cui vogliamo svelare qual è il colore che tu abbini a Priscilla. È un colore cangiante, comunque è legato alla sua personalità. Che è una personalità? Non si capisce bene, cioè, sai che è un uomo, perché comunque dall'aspetto, però lei si atteggia donna comunque. Mm-hmm. E quindi parla per tutto il film con questa voce in farsetto. Sì, fai la voce in farsetto? La voce in farsetto io? Sì. Sto facendo la voce in farsetto. Ah, scusami, non l'ho capito. Scusami, devi scusarmi, ma non l'avevo capito questo. Come tutti i biado parlo in farsetto. Benissimo. Quindi abbiamo parlato della trama, abbiamo parlato dei grandi... Il voto è meno 9 sì, meno. Quanti, quanti asterischi o cucchiai? Che cosa diamo in questo film? Quattro forchette, perché comunque si parla anche di cibo. Ci sono mi queste... sembra giusto, il porno food la tira alla grande, per cui perché non inserire anche in questo film la cena nel food? Deserto, cioè anche lì il rimando, l'ultima cena, la cena del deserto, quindi deduco che il piatto forte siano i finocchi gratinati. No, il piatto forte sono i pesci appena moltiplicati dal viado. Ah, bellissimo, i pesci moltiplicati con vino e acqua che viene esatto, manipolata. Sì. Le autorità locali sono state contente di questa esperienza turistica? Ha fatto del marketing territoriale, ha attirato molti Sì, molte persone sono andate lì anche per andare a nuotare nel lago, per fare... Ecco, e quindi ci sono delle reliquie di Priscilla che avete lasciato, che sono reliquie di che tipo? Beh, alla fine, cioè, durante l'ultima scena, appunto, Van Damme ha deciso di far proprio morire fisicamente il biado. Ah! E quindi c'è questo, sì,
Non l'hai visto il film tu? Beh, no, io non l'ho visto. Ah, no, beh, c'è questo finale tragico. Cioè, se l'avessi visto non sarei qui a chiederti queste cose, scusa. Sì. Quindi il Viado muore e lascia poi questa eredità all'altro Viado, che poi deve cercare se stesso. E il terzo Viado? Il terzo Viado è davvero una figura marginale in realtà nel film. Un poverino. Come sì, mai? Comunque il film dura soltanto perché è stato emarginato e era drogato? No, perché il film dura solo 4 ore e mezzo, in realtà non c'era tempo per seguire certo, anche... questo lo capisco. Quindi il sequel che seguirà sarà un film sul terzo? Sì, beh, sul terzo e poi la metamorfosi del secondo. Non sappiamo ancora bene che titolo dargli. Bene, quindi il prossimo film, cioè il sequel si intitolerà come? Stiamo ancora valutando io e Van Damme. Ah, sì. Ma quindi tu dietro a Van Damme ci sei tu praticamente? Dietro a Van Damme, sì, dietro ogni grande regista c'è una donna c'è importante. Esatto, c'è una twister. Esatto, anche perché stiamo parlando della nuova generazione cinematografica che si basa sul fatto che i social media fanno push sul cinema. Oh sì. Quindi parliamo di questo aspetto molto importante di voi pusher esatto, cinematografici nel deserto. Sì, d'altra parte poi i social media sono la nuova droga. Il tè nel deserto è in qualche modo riconducibile a Priscilla, la regina del deserto. Ma il tè nel deserto, che poi in realtà l'ho visto soltanto 7 volte, Priscilla comunque non per citarlo interamente, ma è soltanto per alcuni, ad esempio la scena iniziale comunque viene ripresa da Van Damme in Priscilla. E per il resto no, direi che la tematica è differente comunque. Però la scena più bella secondo me rimane come pietra miliare il maestro dei finocchi cartinati. Questo in Priscilla? Questo che ricorda sia il maestro del tè, sì, morte di un maestro del tè, sia il tè nel deserto. Il tè nel deserto, sì. Subito la scena in cui c'è il guru che parla e spiega. Ecco, sì. Agitando i finocchi prima di essere gratinati. Sì, c'è proprio la cerimonia del finocchio gratinato, certo. Sì. Vuoi mimarci un attimo questa famosissima scena? Come si fa a gratinare un finocchio? Facci vedere. Gratinare, in realtà viene gratinato dal forno, quindi sì, c'è proprio la cerimonia, prevede il tagliuzzamento di questi finocchi finemente, sì, e poi dopo aver preparato la besciamella. Ma lo sai che hai delle mani molto cinematografiche? Sì, me lo dicono infatti. Bene, quindi diamo appuntamento a tutto il nostro pubblico per il sequel di Priscilla, la regina del deserto, che probabilmente uscirà per Natale, credo. Sì, lo annuncerò su Twitter. Ah, ecco, benissimo. Sì, sì. Benissimo. Un po' prima, ora lo farò sapere. Ok, allora vuoi salutare col tuo classico saluto ai tuoi amici di Twitter? Ciao a tutti, ci vediamo presto su Twitter.